Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, in diretta per l'informazione su TSD. Apriamo il nostro telegiornale di oggi con quella che è la notizia del momento, che in realtà ancora è in corso di svolgimento. Sta parlando ancora dal Consiglio regionale della Toscana il presidente della regione Eugenio Giani, che proprio a breve, a momenti, annuncerà quella che è la nuova giunta della regione. Intanto possiamo dirvi che è stato nominato Antonio Mazzeo della circoscrizione di Pisa, della lista del Partito Democratico, è lui il nuovo presidente del Consiglio regionale della Toscana. Mazzeo è nato il 22 febbraio del 77 a Barile, piccolo paese della provincia di Potenza, e da 20 anni risiede a Pisa. Da sempre attivo nel mondo dell'associazionismo, si è avvicinato al Partito Democratico fin dal momento della sua nascita e dal 2008 al 2013 è stato consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio del Comune di Pisa. Dal 2010 al 2014 è stato responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico di Pisa e dal 2014 è diventato responsabile organizzazione del PD Toscana. Dal 2013 è membro dell'Assemblea Nazionale PD e nel luglio del 2015 è stato indicato come vice segretario vicario del PD Toscana. È stato componente della seconda commissione e presidente della Commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della Toscana costiera. È stato anche consigliere segretario dell'ufficio di presidenza. I vicepresidenti del Consiglio regionale sono Stefano Scaramelli di Italia Viva della circoscrizione di Siena e Marco Casucci della Lega della circoscrizione di Arezzo. Naturalmente per tutti gli aggiornamenti sulla nuova giunta vi rimandiamo ai nostri canali sia sul nostro sito internet che sui nostri social. Diventa ancora più stretto il rapporto tra scuola e ASL. Stamani la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Francesca Romana Ciangola, e il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, si sono confrontati in videoconferenza dall'ospedale San Donato di Arezzo con i dirigenti delle scuole della provincia di Arezzo. Siamo consapevoli, commenta D'Urso, delle difficoltà delle scuole nella gestione dei casi positivi e dei loro contatti. Lo sforzo di tutti è quello di un affiancamento tra azienda e scuole per definire le strategie migliori. E questo nella prospettiva di facilitare il compito a tutti, insegnanti, sanitari e famiglie. Lavorare insieme, sottolinea Francesca Romana Ciangola, è tanto più fondamentale in considerazione del rapido susseguirsi delle normative di riferimento. L'incontro di oggi è stato molto positivo e ne faremo altri nei prossimi giorni. Siamo tutti parte della stessa comunità nella quale sanità e scuola sono oggi i soggetti in trincea. Chiari è la capitale italiana del libro per il 2020. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, di conferire al Comune di Chiari, in provincia di Brescia, uno dei più colpiti dell'epidemia da Covid-19, il titolo di capitale italiana del libro per l'anno 2020. Chiari, capitale italiana del libro 2020, riceverà un finanziamento di 500.000 euro per la realizzazione di progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. Così come è accaduto per il titolo di capitale italiana della cultura, che ha tratto ispirazione da quello di capitale europea, anche la capitale italiana del libro genererà meccanismi virtuosi capaci di sviluppare progetti culturali coinvolgenti e innovativi, ha dichiarato il ministro Franceschini. Conferire il titolo a Chiari è inoltre il giusto riconoscimento alla microeditoria e alla produzione degli editori indipendenti che in questa città trovano da 18 anni una importante rassegna di scambio e di promozione. E veniamo adesso alla nostra rubrica. Il 19 ottobre 2003 Madre Teresa di Calcutta venne proclamata beata da Giovanni Paolo II. Con una deroga speciale il pontefice fece aprire il processo di beatificazione durato
4 anni, a soli 2 anni dalla sua morte, avvenuta nel settembre del 1997. Nella rubrica Storia, Magistra Vitae, Elisabetta Giudrinetti ricorda la figura di questa grande testimone del nostro tempo che spese la propria vita sempre dalla parte dei più poveri, tra i più poveri, insegnando con il suo esempio a rispettare il valore e la dignità di ogni singola persona. Non dimenticherò mai quella volta che un uomo venne da me e mi disse: il mio unico figlio sta morendo e il dottore gli ha prescritto come unico medicinale che può salvarlo un medicinale che non si trova in India, ma solo in Inghilterra. Mentre stavamo parlando, arrivò un uomo con una scatola di medicinali. Proprio in cima c'era quella medicina di cui l'altro aveva bisogno per salvare il proprio figlio. Sono rimasta ferma davanti a quella scatola e pensavo: milioni e milioni e milioni di bambini nel mondo. E Dio si preoccupa per questo piccolo bambino di Calcutta. Sì, Dio ama così. Ma dove comincia questo amore? Nelle nostre famiglie, nelle nostre case. E come comincia? Pregando assieme. Le famiglie che pregano assieme restano insieme. E se resterete insieme, vi amerete l'un l'altro come Dio ama ciascuno di voi. Madre Teresa fu definita la matita di Dio per l'impegno con cui portò avanti il disegno che Dio le aveva riservato. Canonizzata il 4 settembre 2016, San Giovanni Paolo II, suo amico fraterno, il 19 ottobre 2003 la pose tra la schiera dei beati. Nata il 26 agosto 1950 a Skopje, nell'ex Jugoslavia, Madre Teresa di Calcutta, al secolo Agnes Gonje Poia Giu, è stato un esempio luminoso di fede del nostro tempo. A 18 anni, spinta dal desiderio di diventare missionaria, entrò nell'istituto delle suore di Nostra Signora di Loreto, dove ricevette il nome di Suor Mary Teresa in omaggio a Santa Teresa di Lisieux e mandata a Calcutta nel 1929. Per che cosa sto lottando? Se non c'è Dio, non può esserci l'anima. E se non c'è l'anima, allora neppure tu, Gesù, esisti. La svolta della sua vita ha la data del 10 settembre 1946. In quel giorno, Suor Teresa in treno, diretta a Darjeeling per gli esercizi spirituali, quando sente la seconda chiamata. Il grido di Gesù in croce che dice: ho sete. È la chiamata a dedicarsi agli scartati di qualunque credo, etnia e contesto sociale, ad asciugare le lacrime dei disperati, a riparare i cuori feriti, a curare gli ammalati, a fasciare le piaghe provocate dalla fame e dal degrado. È solo nel 1948, il 15 agosto, che lasciata le suore di Loreto diventa Madre Teresa, indossando per la prima volta il sari bianco bordato di azzurro e uscì dal convento per andare nelle periferie degradate di Calcutta, vicino ai più poveri. Madre Teresa usciva sempre con la corona del rosario tra le mani per cercare e servire Gesù in coloro che sono non voluti, non amati, non curati. Alcuni mesi più tardi si unirono a lei, una dopo l'altra, alcune sue ex allieve. Nel 1950 fonda la Congregazione delle Missionarie della Carità, riconosciuta ufficialmente nell'Arcidiocesi di Calcutta. Tra i nostri voti c'è quello speciale di metterci al servizio dei poveri. Tutto ciò che facciamo è per amore di Dio. Lo facciamo per chiunque, con sacrificio e gioia, alla sola condizione che siano i più poveri tra i poveri. Dopo la concessione di Paolo VI ad estendere al di fuori dell'India l'attività missionaria delle carità,
La popolarità della piccola suora, dalla fede salda come una roccia, crebbe oltre misura. L'intera vita e l'opera di Madre Teresa offrono testimonianza della gioia di amare e del valore delle piccole cose, fatte sempre con amore. Negli anni Ottanta nasce l'amicizia vera e profondissima con Giovanni Paolo II. Nel 1979 ottiene il premio Nobel per la pace ed in quell'occasione rifiutò il convenzionale banchetto cerimoniale per i vincitori e chiese che $6.000 venissero spesi per aiutare i poveri della sua città e dell'India. Madre Teresa è morta il 5 settembre 1996 e oggi la sua opera continua attraverso le oltre 6.000 sorelle attive in 130 paesi. A 10 anni dalla morte, il 4 settembre 2016, Papa Francesco l'ha voluta santa, proprio lei che era solita ripetere: «La santità non è un privilegio di pochi, è un semplice dovere per voi, per me. Se vi sono poveri nel mondo, è perché voi ed io non diamo abbastanza». Il pontefice l'ha eletta modello di santità e patrona del volontariato. Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa. Il consiglio direttivo della Società Storica Aretina, viste le restrizioni decise dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere la pandemia da coronavirus, ha deciso di rinviare a data da stabilire la presentazione del libro Arezzo e la Tuscia dall'età antica all'alto medioevo. In programma, che sarebbe dovuto essere in programma all'Auditorium Duci di Via Cesalpino domani, martedì 20 ottobre. Tornano le mele e il succo di mela di tenute di fraternità nelle scuole aretine. Come lo scorso anno, tramite Elior Ristorazione, oltre 11 scuole materne e primarie del comune di Arezzo distribuiranno agli alunni le mele e il succo di mela. Oltre 2.700 bambini potranno mangiare le mele golde nelle deliziose e gustare il succo 100% mela senza aggiunta di acqua, zuccheri o conservanti. Il quantitativo distribuito per le mele sarà di circa 8.000 kg, oltre 1.000 litri quello di succo di mela. Il primo rettore di Fraternita, Pierluigi Rossi, dichiara che questa iniziativa, oltre a portare ai piccoli consumatori un prodotto di qualità, ha un importante significato per la produzione agricola aretina, che non si è mai fermata neanche nei momenti più difficili di questa campagna. I meli infatti hanno iniziato a fiorire ad inizio primavera e solo grazie alla cura della mano dell'uomo hanno portato i frutti a fine estate. E in chiusura, prima di lanciare il nostro focus di oggi, vi ricordiamo che domani, martedì 20 ottobre, alle 16.20, Papa Francesco partecipa alla preghiera per la pace e all'incontro internazionale di preghiera per la pace Nessuno si salva da solo, pace e fraternità, che è promosso dalla comunità di Sant'Egidio. La nostra emittente trasmette in diretta questo momento, che è in programma nella Basilica di Santa Maria in Araceli e in Piazza del Campidoglio. Il nostro focus di oggi torna ad essere dedicato agli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia che ci vengono dal comune di Arezzo. Grazie per l'attenzione e buona visione.